Eccoci alla puntata numero 13 di Crescita Talks, intitolata quest'oggi Le riunioni. Altro argomento che spesso mi viene richiesto e che magari è una cosa che in questo momento non in tanti stanno facendo perché si tende a pensare che sia una specie di perdita di tempo. In realtà partiamo da un presupposto. Le riunioni sono la cosa forse più importante da fare con il team, con le persone all'interno dell'azienda, perché ci permettono di condividere le informazioni. E ricorda sempre questo: all'interno di un'azienda, le informazioni che sono condivise, le informazioni che sanno le altre persone creano responsabilità. Da una parte, immaginati di giocare una partita senza sapere cosa stanno facendo gli altri in campo, a che minuto siamo del tempo e se stiamo vincendo o perdendo. Ecco, all'interno delle aziende spesso è così. Le persone non sanno che tipo di obiettivi ha l'azienda, perché magari non lo sa neanche l'imprenditore. Le persone non sanno bene cosa devono fare, come vengono misurati, se vengono misurati e cosa stanno facendo gli altri reparti dell'azienda, oppure per cosa magari l'azienda è riconosciuta come particolare o principale sul mercato. Quindi le riunioni servono per dare informazioni, per condividere e per creare anche quel momento in cui le persone dell'azienda possono metterci del loro, perché uno dei bisogni fondamentali delle persone è anche quello di essere usati creativamente, quindi di poter mettere mano, prendere parte ad alcune decisioni all'interno dell'azienda. La prima cosa da fare è quindi fare le riunioni molto spesso, molto vicine, anche molto corte. Perché questo? Perché di solito nelle aziende si fa una riunione a inizio anno, a fine anno, una cosa del genere e basta. È chiaro che se io devo dire tutte le cose di un anno, mi ci vuole un giorno o due, ma l'attenzione delle nostre persone sarà scarsa perché dopo un po' di tempo non se ne può più. L'altra cosa, l'altro motivo per cui spesso si fanno le riunioni è per fare il cazziatone a qualcuno o a un gruppo. Anche questo non funziona, perché abbiamo visto che uno dei filtri delle nostre azioni, delle nostre decisioni è proprio lo stato d'animo. Quindi se tu ammazzi lo stato d'animo di alcune persone nell'azienda, dopo saranno peggiorate, non saranno migliorate. Questo non è quello che noi vogliamo creare. Quindi dobbiamo farle spesso, perché è così, è come se noi aggiustassimo spesso il punto, la rotta. Immaginati una nave in mezzo al mare che parte con una direzione. Chiaramente all'inizio dell'anno dovrai dare la direzione all'equipaggio, che è il tuo team. Questo equipaggio quindi sa che deve andare lì. Dopo un po' di tempo, siccome le condizioni del vento, mare, maree, tutto quello che è non sono totalmente predittibili, allora devi fare un nuovo che si chiama appunto nave, quindi capire quanto ci siamo spostati verso il nostro obiettivo e se siamo fuori dalla rotta principale. Ecco, probabilmente, sicuramente saremo fuori dalla rotta principale e questo ci comporterà il fatto di dover cambiare nuovamente, di predisporre una nuova rotta. Con questa nuova rotta quindi andremo verso il nostro obiettivo. È chiaro che le persone all'interno dell'azienda devono conoscere la nuova rotta e la rotta originale. Questo di base. Quindi cosa si dice nella riunione? Si dicono sicuramente dei parametri rispetto al nostro obiettivo che dobbiamo aver condiviso, dei parametri rispetto alla nostra mission e vision che dobbiamo aver condiviso e magari se siamo avanti o indietro nella tabella di marcia o se ci sono delle correzioni. L'altra cosa che si può fare è creare gruppo, quindi dare dei problemi, delle cose da risolvere in mano, in pasto alle persone che sono presenti in riunione e attendere da loro delle proposte. Questa è una cosa che funziona molto bene per condividere e per creare appunto un team, perché nel team tutti insieme troviamo nuove soluzioni. Abbiamo parlato quindi di responsabilità, del fatto che le informazioni sono importanti, del fatto che le riunioni devono essere fatte in breve, quindi io ti consiglierei una volta alla settimana, perché non è troppo poco per non avere informazioni, ma non è troppo tanto, passami l'italiano non corretto, perché poi le correzioni siano troppo grosse. Quindi riesci a stare abbastanza in rotta senza uscire troppo. Nella riunione teniamo alto il tono emotivo, quindi se dobbiamo dire qualcosa di negativo prima, diciamo qualcosa di buono, poi qualcosa da migliorare, poi ancora qualcosa di nuovo, di buono. Quindi teniamo il tono in modo che quando escano le persone non escano con le orecchie giù. E diamo anche dei riconoscimenti. Quindi
inventiamoci anche dei modi per dire bravi alle persone, per festeggiare. Più festeggiamo, più il clima, il tono è alto in azienda e più l'azienda fa cose buone, risolve problemi. Più il tono è basso, pauroso, e più si fanno errori anche stupidi nelle situazioni semplici. Perché? Perché il tono emotivo è fondamentale per le nostre performance mentali. Detto questo, le riunioni sarebbe chiaramente un argomento molto grande. Anche qui ti ho dato degli spunti molto specifici. Fammi delle domande se ti va, che sono molto contento, a cui sono molto contento di rispondere. Ci vediamo al prossimo punto.